Il titolo è un interrogativo. Abbiamo diritto agli open data? E poi c'è un sottotitolo che dice appunto licenze per dati, principio open by default. Sono i due argomenti core che vorrei spiegarvi in questi 40-45 minuti di intervento, cioè l'aspetto delle licenze e questo nuovo principio, nuovo ormai relativamente perché è arrivato nel 2012 nella legislazione italiana, però abbastanza nuovo e che viene definito appunto open by default. Per capirli, però, dobbiamo fare un po' un passo indietro e avere una panoramica e un po' di basi sul funzionamento del diritto d'autore nell'ambito dei dati e soprattutto dei dati della pubblica amministrazione. Quindi ci sono alcune slide che vi danno un po' di principi generali su questi temi. Allora, vabbè, a parte i riferimenti, l'ho detto più che altro, li metto sempre questa slide all'inizio perché magari c'è gente che ha piacere, come abbiamo già visto adesso, a fare qualche foto, fare la ripresa, metterla sui social. Se qualcuno mi vuole taggare o vuole continuare a seguire questi argomenti, qua avete riferimenti di Twitter, di Facebook, il mio blog. Sul mio blog, ad esempio, trovate già le slide, queste qua che sto usando, se uno le vuole seguire o se le vuole scaricare, le trova già sul blog perché le ho messe proprio stamattina o addirittura ieri sera. E quindi appunto se poi fate qualche foto, qualche richiamo, qualche tweet, io stasera poi mi riguardo volentieri, vi retweet, rimaniamo in contatto, è un modo anche per continuare ad approfondire questo argomento. Io sono molto attivo, William e gli altri amici salentini lo sanno, sono martello abbastanza sui social su questi argomenti, quindi è un modo anche per rimanere appunto aggiornati su altri eventi. Tra l'altro domani faremo un altro evento, non sul tema open data, ma a Ostuni, comunque sul tema della libertà digitale, della libertà informatica. Questo è il libro che ha già citato prima William, è il motivo per cui io mi occupo di questo argomento e vengo a parlare di questi temi, nel senso che mi occupo già dal 2015, dal 2005 di licenze open in senso generico, quindi licenze Creative Commons per contenuti creativi come la musica, come siti web, come filmati, però negli ultimi anni il dibattito si è spostato molto su quello, sul mondo dei dati, soprattutto dei dati della pubblica amministrazione, e questo è un libro ormai risalente al 2010, in cui spiego un po' come funziona questo fenomeno. Allora, nient'altro sul libro. Ecco, una cosa importante, il libro non è solo più che altro, non voleva essere uno spot pubblicitario, il libro più che altro perché il libro è su online, liberamente scaricabile dal sito, quindi voi andate a questo indirizzo, potete avere tutto il PDF del libro perché a sua volta il libro è sotto licenza Creative Commons, quindi veramente ridistribuibile. Iniziamo a vedere un po' di concetti. Questa è una delle norme che vi voglio far vedere. È una norma molto breve della nostra legge sul diritto d'autore, della norma che ci dice in sostanza se questa e quella successiva, l'articolo 11, sono le due norme che spiegano che tipo di diritto d'autore, che copyright hanno le pubbliche amministrazioni in Italia. Allora, adesso le leggiamo e poi cerchiamo di capirle un attimo insieme. L'articolo 5 ci dice che le disposizioni di questa legge, cioè la legge sul diritto d'autore, non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, sia italiane che straniere. Quindi, leggendo questa norma così a bruciapelo, sembrerebbe capire che in realtà gli enti pubblici non hanno un diritto d'autore. Perché, appunto, se le norme del diritto d'autore non si applicano a... Però attenzione, perché se la leggiamo con maggior precisione, vediamo che si riferisce solo ai testi degli atti ufficiali, ad esempio, e poi soprattutto se leggiamo l'altra norma, sembra una norma, l'articolo 11, quasi in contraddizione con quella precedente, ovvero si dice che alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni spetta comunque un diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro nome, conto e spese, e a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguono scopi di lucro, bla bla bla. Però leggendo queste due norme sembra che prima una ci dica una cosa e poi la seconda ci dica il contrario. In realtà questa è abbastanza chiara, cioè ci dice che le pubbliche amministrazioni hanno tutti gli effetti del diritto d'autore, tranne sui testi degli atti ufficiali. Okay? Quindi questa eccezione al diritto d'autore è abbastanza limitata. Quindi l'articolo 5 è stato poi anche dalla dottrina giuridica spesso interpretato e applicato in senso molto molto restrittivo. Quindi, come ho scritto in questa slide, le due norme sono solo apparentemente in contraddizione tra loro. E poi, ai noi, anche la giurisprudenza e la dottrina giuridica hanno poi mostrato una tendenza ad interpretarla ad interpretare soprattutto la norma dell'articolo 5 in modo molto restrittivo, quindi assolutamente, rigorosamente, solo i testi degli atti ufficiali.
E cosa intendiamo per atti ufficiali? Qua, insomma, se c'è qualcuno che lavora nella pubblica amministrazione, ha un ruolo di funzionario pubblico, anche semplicemente ha fatto un concorso pubblico per fare la pubblica amministrazione, un minimo di idea di cosa sia un atto ufficiale, immagino ce l'abbiano, però per fare giusto qualche esempio, non so, la delibera del comune in cui il sindaco stabilisce, che ne so, la chiusura delle scuole perché c'è la neve. No, classico esempio, il giornalista che vuole il giornale locale che per quella sera vuole fare l'edizione e riprodurre il testo integrale della delibera non deve chiedere una cessione di diritti al sindaco o al segretario comunale, ovviamente. Perché? Perché quello è il testo dato ufficiale, viene pubblicato con tutti i crismi tipici del procedimento amministrativo e quindi diventa un documento che pur avendo di per sé un carattere creativo, quindi un minimo di creatività che farebbe scattare il diritto d'autore, però essendo nell'ambito dell'articolo 5 non è diciamo sotto legge, da sotto la protezione del diritto d'autore, però è sempre chiaro che cosa si intende per atto ufficiale, perché questo esempio che vi ho fatto adesso è abbastanza evidente, no? È una delibera di un comune, di un'autorità amministrativa. Altro esempio che a noi giuristi è molto caro è quello delle sentenze, i testi delle sentenze, no? Noi avvocati, quando facciamo i pareri per i nostri clienti, spesso citiamo le sentenze di Cassazione, Consiglio di Stato, di Corte dei Conti per mostrare che la nostra opinione è sorretta da decisioni precedenti, no, dei giudici. E questo è importante, quindi ovviamente io ogni volta che cito nei miei pareri 30-40 righe di una sentenza non devo telefonare al giudice e chiedere un'autorizzazione. Perché? Perché in quel caso il giudice aveva agito in nome del popolo italiano, che è l'intestazione che compare sopra all'inizio di tutte le sentenze. E quindi in quel caso non c'è un diritto d'autore, nonostante la sentenza sia a tutti gli effetti un'opera creativa. A volte alcune sentenze, allora, nella maggior parte dei casi purtroppo no, però a volte esistono sentenze in cui c'è un'argomentazione molto raffinata da parte del giudice, quindi comunque c'è uno sforzo creativo e intellettuale non da poco. Ma in quel caso non è il dottor Mario Rossi che sta scrivendo la sentenza, ma è il dottor Mario Rossi, giudice di Cassazione o giudice di Consiglio di Stato, che sta scrivendo in quanto appunto funzionario pubblico. Però in un mondo come quello di oggi, in cui il concetto di documento si è reso più complesso, soprattutto passando in digitale, non è così chiaro. Perché se parliamo di leggi, sentenze e delibere sono i classici esempi e lì non c'è dubbio. Ma ad esempio il piano regolatore, l'elenco dei toponimi, gli orari degli autobus, la mappa del comune approvato ufficialmente, oppure la mappa di un'area che poi sarà destinata a edilizia commerciale, quelli sono o non sono atti ufficiali, secondo la definizione dell'articolo 5? Il dubbio rimane aperto, perché effettivamente sono ufficiali perché vengono comunque approvati e sono, come dire, devono essere approvati, devono essere parte del procedimento amministrativo, però anche lì la norma dice, vedete il secondo punto, dice i testi degli atti ufficiali, quindi già una mappa, una tabella crea forse qualche problema di interpretazione. Poi i miei amici informatici mi segnalano che in realtà, poi abbiamo un informatico, no? Che comunque qualsiasi contenuto può essere, una volta che è digitalizzato, può essere in teoria diventato un testo, no? Anche un sito web che a noi compare come un elenco di immagini, di tabelle, così, se noi lo trasformiamo in linguaggio HTML, in realtà è un testo comunque. Comunque un ipertesto. Un database per un informatico è comunque un testo. Pensate a un CSV, un file in cui sostanzialmente ci sono una serie di informazioni, di dati divisi da virgole, quindi trasformato nel suo formato più crudo diventa in un certo senso un testo. E quindi in questo mondo che si è reso un po' più complesso, in cui la comunicazione e l'informazione si sono digitalizzate, anche questa norma, l'articolo 5, perde un po' i colpi, perché se pensate che è una norma che è stata scritta nel 41, perché la legge è numero 633 del 1941, quindi questo è uno di quegli articoli che è rimasto invariato fin da quel tempo. Quindi ovviamente non avevano pensato a tutte queste evoluzioni. Quindi il dubbio rimane. Esiste un copyright sui dati? Allora, tecnicamente, e lo sottolineo tecnicamente in senso giuridico, cioè non esiste un copyright sui dati in sé, ma esiste uno strano diritto che è chiamato diritto sui generis, che tutela i dati quando sono raccolti e organizzati all'interno di una banca dati. Cioè, quindi il singolo dato, la singola informazione isolata non appartiene a nessuno. Ok, che il comune di Francavilla abbia una
non so, altitudine sul livello del mare di, non so, 30 metri, non so, sono non so, vi parlo del mio comune, Lodi, è 80 metri sul livello del mare, no? Quella singola informazione non appartiene a nessuno, non c'è nessuno che può vietare un altro soggetto di utilizzarla. Se però io realizzo una banca dati di tutti i comuni d'Italia ordinati secondo l'altitudine, secondo la media dei suoi rilievi, quello comincia a essere una forma di organizzazione di banca dati, e quindi quando i dati vengono estratti massivamente da questa banca dati, allora sono coperti da questo famigerato diritto sui generis, che, come vedete nella seconda parte della slide, è un diritto che esiste solo in Europa. Altra scocciatura, perché vuol dire che tutte le volte che usciamo dai confini dell'Unione Europea abbiamo a che fare con dei sistemi giuridici, con degli ordinamenti giuridici in cui in realtà questo diritto non solo non esiste, ma non viene nemmeno percepito. Okay? Ed è il problema per cui, dopo, quando vi racconterò delle licenze Creative Commons, le prime licenze Creative Commons non si occupavano di questo diritto, non licenziavano questo diritto. Perché? Perché erano licenze scritte da degli americani e quindi non avevano percepito il problema. Poi, quando si sono accorti che queste licenze sono utilizzate in tutto il mondo, dovevano considerare anche questo diritto, ecco che nella versione 4.0 delle licenze è stato inserito, è stato quantomeno considerato. Però, ok, me la sto facendo molto semplice, perché purtroppo il diritto sui generi sono degli argomenti più complicati e noiosi e macchinosi per quanto riguarda le proprietà intellettuali, quindi non posso annoiarvi più di tanto. Però ricordatevi questo, che tecnicamente quindi non sono i dati in sé ad essere tutelati, ma le banche dati o i database. In altre parole, i dati non sono tutelati, sono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati in una banca dati, e solo se questo database, questa banca dati, ha richiesto un rilevante investimento per la sua realizzazione. Il rilevante investimento è il requisito che fa scattare questo famoso diritto sui generis. E in quali termini? Cioè, in cosa consiste questa tutela del diritto sui generis? Questa è un po' una slide che uso appunto nei miei corsi per spiegare i tre livelli di tutela che si pongono, quindi che si vengono a creare grazie a questo nuovo diritto che è stato inserito, forse l'ho messo nella slide, se sì, con la direttiva del 96, quindi prima del 96 anche in Europa non esisteva. Allora, se parliamo di semplici informazioni, semplici dati, quello che vi ho detto prima, non c'è una tutela, quindi in realtà sono già di pubblico dominio di per sé. Quando abbiamo un database che non ha carattere creativo, allora ecco che se questo database ha richiesto un rilevante investimento, allora scatta il famoso diritto sui generis, questo diritto che tutela le banche dati anche non creative. La banca dati non creativa è la classica banca dati in cui magari l'ordine dei dati è necessitato da, non so, ordine alfabetico, ordine numerico, per esempio che ho fatto prima, no? Se io metto i comuni, di tutti i comuni d'Italia in ordine dal più popoloso al meno popoloso, quella roba lì non richiede uno sforzo intellettuale, lo può fare anche una macchina, ok? Quindi è una banca dati che non ha un carattere creativo. Se io realizzo una banca dati in cui raccolgo tutti i quadri del Rinascimento e li organizzo per stile, per approccio, per tipo di colore, per tecnica di pittura, ecco che allora lì ci vuole una scelta creativa, intellettuale. Ovviamente il database fatto da Vittorio Sgarbi sarebbe diverso da quello fatto da un altro docente di storia dell'arte, ok? Quindi quello è già un altro tipo di database. Se ho a che fare con database di questo tipo, allora si sovrappone, oltre alla tutela del diritto sui generis, anche quella del diritto d'autore, quella in senso pieno, cioè copyright, il diritto d'autore, come se fosse un romanzo, come se fosse un brano musicale e via dicendo, e quindi dura 70 anni dalla morte dell'autore, quindi una tutela lunghissima. Il diritto sui generis semplice invece dura 15 anni dalla creazione del database, con una fregatura però, che i database al giorno d'oggi, essendo, diciamo, quasi sempre messi a disposizione del pubblico non più sul supporto fisico ma online, vengono ogni anno aggiornati, e visto che questo diritto, come dire, riparte ogni volta che avviene un aggiornamento sostanziale della banca dati, praticamente abbiamo creato il famoso copyright eterno. Il diritto d'autore nasce per essere, come dire, limitato nel tempo, ma siamo riusciti a crearne alcuni abomini, alcune versioni abominevoli, per cui ad esempio in questo caso basta spostare il copyright di creazione del database anno per anno e abbiamo creato il database, un diritto che appunto tutela questo database in eterno, perché questi 15 anni non passano mai. Ok? Poi, ripeto, nella slide ho messo indicazioni, se qualcuno vuole approfondire particolarmente questo tema, ci sono delle mie video lezioni, più di così in questa sede non vi posso dire. Però appunto, visto che questo diritto esiste in Europa, allora una delle
formule, una delle soluzioni per cercare di rilasciare i dati in un approccio più libero è quello del open licensing, le famose licenze aperte, quelle che già Wini ha brevemente citato, le licenze Creative Commons, ne abbiamo parlato quando ci siamo visti per la prima volta nel 2015 per il Maker Inc. qua a Francavilla. E perché è importante applicare delle licenze sul database? Perché il diritto d'autore è un sistema closed by default, vuol dire che un'opera nel momento in cui viene pubblicata automaticamente è da considerare sotto diritto d'autore, non è che la leggenda metropolitana vuole che il diritto d'autore scatti solo se uno va a depositare l'opera alla SIAE, il diritto d'autore scatta automaticamente nel momento in cui l'opera ha quei requisiti che vi ho detto prima, se è creativa o se c'è stato il rilevante investimento, l'opera è già tutelata di per sé di default, quindi è un closed by default. Se io voglio aprire questo closed, lo devo dire, devo utilizzare uno strumento che riapre ciò che naturalmente è nato chiuso. Okay, questo è un passaggio fondamentale, perché insomma non si capisce tutta questa necessità del discorso sulle licenze open e sull'open by default. Ok, quindi le licenze sono fondamentali e questa è una definizione molto generica, però ci fa capire cosa sono le licenze Creative Commons. Visto che il copyright è una forma di tutela che scatta, per così dire, automaticamente con la semplice creazione dell'opera, quindi i titolari dei diritti che vogliono rilasciare liberamente, quindi ad esempio gli autori, gli editori, i produttori, i costituitori di banche dati in questo caso, possono comunque scegliere di consentire la libera diffusione e la modifica delle loro opere rilasciandole con apposite licenze chiamate licenze open. Tra queste le più note sono i Creative Commons, non sono le uniche, in realtà ce ne sono tante altre, però le Creative Commons sono quelle che sono riuscite ad avere l'impatto e diciamo essere testate a livello mondiale, sono conosciute e note a livello internazionale, quindi sono diventate sostanzialmente uno standard di riferimento. E anche nelle norme che vedremo dopo, soprattutto nelle linee guida sull'open data dell'AGI, quindi un documento che ha una valenza di documento pubblico, di norma pubblica, vengono citate. Questo è l'effetto che si ottiene con le Creative Commons, è uno schema che ho tratto dal mio manuale Creative Commons, manuale operativo, che è l'altro libro che ho fatto prima di quello sull'open data, che ridacchia quando cito no, questa. No, scusa, ho lasciato il mio collega del pagamento. Perché chi è andata di recente a vedere il film, no? Lo sapevo. Lo sapevo che avrei colto. Ci mancava questo dell'opera. Esatto, avrei colto. Esatto, infatti il prossimo film sarà esattamente 50 sfumature di open e mi hanno contattato come protagonista. Bene. E tutto il film invece di vedere cose sconci ci sarò io che spiego le cose del film. Perché le donne impazziranno, faranno una fila al botteghino per vedere il film. Vabbè, chiusa questa parentesi. Questo è esattamente l'effetto, perché non sono in realtà 50, le licenze Creative Commons sono 6, no? Però è per dire che, visto che abbiamo tutti i diritti riservati, che è quello che dicevo prima, il closed by default da un lato, il copyright, se vogliamo, e dall'altro lato, scusate, abbiamo il public domain, nessun diritto riservato, cioè quando il diritto d'autore scade, no? Nell'esempio che dicevamo prima, passati i famosi 15 anni dalla pubblicazione del database, a un certo punto il database diventa il pubblico dominio, salvo fare quel giochetto che vi ho detto prima. Però nel frattempo, se io voglio liberare l'opera, lasciarla utilizzare liberamente, l'unico strumento che io posso utilizzare è una di queste licenze. E a seconda della licenza che scelgo, riesco a creare una sfumatura di grigio, ma di open, cioè più la licenza è libera e più sarò vicino al public domain, più la licenza è restrittiva e più sarò vicino al copyright. Però appunto queste 6 licenze mi permettono di creare 6 sfumature intermedie. Poi Creative Commons ha scelto di farne 6, in realtà avrei potuto farne veramente 50, perché i diritti d'autore sono dei diritti che possono essere tagliati e ritagliati con molta molta precisione a seconda di come scrivo queste licenze. Poi Creative Commons ha scelto di limitare le possibilità, perché sapete che dare troppa possibilità agli utenti rischia poi di essere controproducente, perché uno viene bloccato dalla propria possibilità di scelta, quindi ho schiacciato. E quindi si sono fermati alle 6 licenze, queste sono adesso non ve le faccio vedere, però sono dalla più restrittiva, che ad esempio è la attribution non commercial, non commercial non derives, cioè chiede che venga attribuita sempre a paternità dell'autore originario, però chiede che non vengano fatti usi commerciali e che non vengano fatte opere derivate. Quindi vedete che su 3 clausole 2 sono negative, quindi sono l'approccio è abbastanza restrittivo. La più libera è la CC BY, cioè la Creative Commons Attribution, quella che richiede solamente l'attribuzione di paternità dell'autore originario. In realtà adesso, vedete, oltre alle 6 licenze, c'è Creative Commons e anche altri enti hanno messo a disposizione degli strumenti che sono ben più forti delle licenze, i cosiddetti Public Domain Waiver, sono delle dichiarazioni
di pubblico dominio, ovvero l'autore o il gestore, il titolare dei diritti, il creatore della banca dati, dichiara di voler rilasciare la sua opera fin da subito come se fosse il pubblico dominio. Passate che la battuta è come se l'autore dichiarasse di essere già morto da più di 70 anni, no? Perché? Perché fa un rilascio totale, cioè rinuncia totalmente all'esercizio dei suoi diritti d'autore, da questo momento in poi. Mentre con le licenze comunque l'autore rimane, anche per poco, però rimane sempre legato alla sua opera, cioè mantiene un controllo della gestione dei diritti dell'opera. E quindi in quel caso siamo di là proprio quasi, siamo esattamente sulla PD, sul pubblico dominio. Questi sono gli strumenti che si possono, le licenze, chiamiamole così, perché in realtà sono stato generico con strumenti perché i parli di domain waiver non sono delle vere e proprie licenze, però questi sono gli strumenti che si possono utilizzare per fare open data. Quindi le pubbliche amministrazioni, gli enti che realizzano, che gestiscono masse di dati, se li vogliono rilasciare con in modalità open, devono usare una di queste licenze. Quindi abbiamo le licenze in senso proprio, che sono quelle che richiedono l'attribuzione e l'applicazione della stessa licenza, cioè la CC by SA ad esempio, CC Creative Commons Attribution Share Alike, oppure la IODL che è stata creata in Italia e esclusiva di usare perché aveva un po' di problemi, e poi ci sono quelle solo con richieste di attribuzione, cioè la CC by o la IODL 2.0, che invece è stata sicuramente migliorativa rispetto alla 1.0, oppure quello che dicevo prima, cioè dichiarazione di rilascio in pubblico dominio. Creative Commons chiama questa licenza, che in realtà appunto non è una licenza ma è una dichiarazione di pubblico dominio, la chiama CC0, a sottolineare che ci sono zero diritti, è come se appunto l'opera fosse veramente libera, totalmente e radicalmente libera fin dall'inizio. Le altre che non vi ho citato è perché sono sostanzialmente l'equivalente, solo che vengono fatte da Open Data Commons, che è un altro ente che fa più o meno l'attività di Creative Commons, cioè rilascia licenze, e sta invece di stare negli Stati Uniti sta in Inghilterra, quindi un approccio un pochettino più europeo, però il concetto più o meno è lo stesso. Quindi, in altre parole, se vogliamo fare open data non è che abbiamo fatta scelta, una di queste tre soluzioni, ovviamente quella più libera è quella là, cioè quando una pubblica amministrazione si vuole rilasciare con la massima libertà e concede la massima libertà di uso sui suoi dati, applica una CC0, ovvero dice che quel dataset è totalmente libero fin dall'inizio. Allora, però, cosa ci si è accorto? Cioè, di questi temi di open data si parla già da circa 2009, è stato l'inizio di quel dibattito. Ci si è accorti in quei primi anni, quindi 2009, 2010, 2011, che benché ci fossero già gli strumenti, cioè ci fossero già queste licenze, sostanzialmente le pubbliche amministrazioni non le utilizzavano. Non avevano grande dimestichezza, c'era diffidenza, c'era poca conoscenza, non lo so, vari motivi. E quindi di fatto poi tutti questi dati erano pubblicati ma non si potevano usare perché le pubbliche amministrazioni non mettevano la licenza, quindi gli utenti si trovavano a non poterli utilizzare, perché senza licenza ricadiamo sotto il closed by default che abbiamo spiegato prima. Allora, come forzare, come costringere le pubbliche amministrazioni ad applicare una licenza? In realtà il legislatore si è posto un altro problema, ha detto, non più che forzarli, creiamo un meccanismo che sfrutti l'inerzia della pubblica amministrazione. Ed ecco che è arrivato il famoso open by default, ovvero, come spiego in questa slide, questo nuovo principio è stato introdotto sull'onda dell'entusiasmo per il tema open data e trasparenza nel dicembre 2012, quel famoso decreto crescita 2.0, che poi è diventato la legge 221 del 2012, sostanzialmente una delle ultime leggi approvate dal governo Monti, cioè sotto legislazione del governo, sotto diciamo, il periodo del governo Monti, e lo dico perché in realtà era un decreto che aveva rischiato di non essere convertito in legge, creando un thriller, perché era stata finalmente una cosa che tanti aspettavano, solo che con le dimissioni del governo si temeva che non ce la facessero, il Parlamento non ce la facesse a convertire in legge, invece alla fine ce l'hanno fatta a dicembre, tipo all'ultimo momento, una delle ultime sedute a convertire la legge, quindi adesso abbiamo la legge 221 del 2012. E qual è il concetto di fondo? Questo qua che ho sottolineato, cioè sfruttare in positivo l'inerzia della PA, cioè quando la PA, una pubblica amministrazione, non vuole darsi da fare ad applicare una licenza, allora il principio che dopo andiamo a leggere negli articoli 52 e 68 del CAD, del codice di amministrazione digitale, crea questo meccanismo dello open by default che adesso vi spiego. Attenzione perché, come ho sottolineato nell'ultimo punto, il legislatore ha agito sul codice di amministrazione digitale senza andare a toccare la legge sul diritto d'autore, cosa abbastanza discutibile dal mio punto di vista, perché questa è una materia che a tutti gli effetti impatta sul diritto d'autore, ha a che fare col diritto d'autore, quindi non si può
far finta che il diritto d'autore non sia cambiato, però per vari motivi, anche con tecnica legislativa e di questioni politiche abbastanza complicate, hanno deciso di toccare solo il codice di amministrazione digitale e non andare a toccare i famosi articoli 5 e 11 della legge sul diritto d'autore che abbiamo mostrato all'inizio. E quindi questo è il risultato. L'articolo 52 al comma 2 crea questo famigerato open by default e lo descrive così: i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità senza espressa adozione di una licenza, poi va avanti, bla bla bla, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, capite? Cioè, se una pubblica amministrazione si dimentica o non ha voglia o non vuole applicare una licenza, nel momento in cui li mette fuori, il cittadino li può utilizzare come se fossero open. Ecco perché open by default. Perché anche se manca una licenza, in realtà i dati che vengono pubblicati dalla pubblica amministrazione possono essere considerati come dati aperti, dati open, quindi open data. Quindi occhio, adesso non so come il comune di Francavilla o la provincia di Brindisi o la regione, non ho il polso, no? Però nel momento in cui mettete fuori il data se non indicate la licenza, il cittadino può invocare l'articolo 52. Quindi ecco che torniamo al titolo del mio intervento: abbiamo diritto agli open data? In questo senso il cittadino può hackerare, la famosa attività di hacking civico, può hackerare un po' il sistema andandosi a prendere sostanzialmente, perché sono stati pubblicati. Ovviamente il legislatore italiano è barocco e quindi cosa fa? Pone un principio nell'articolo 52 ma rimanda ad una definizione che è nell'articolo 68, quindi adesso dobbiamo andarci a leggere anche l'articolo 68. Ma non solo, nel frattempo, nel 2015, un anno e mezzo fa, è stato aggiunto un pezzo, cioè hanno aggiunto, ad eccezione dei casi in cui le pubblicazioni riguardano i dati personali, perché si sono accorti che poi si poteva creare un conflitto con la legge sulla privacy, quindi abbiamo sovrapposto diritto d'autore, diritto amministrativo e adesso anche il diritto a tutela della privacy, giusto per complicare un po' il quadro. Lo so, se non ci mettiamo le complicazioni noi giuristiche, che lo fa? Lasciateci divertire ogni tanto. Allora, l'articolo 68 che dicevo prima, no? Che ci dà la definizione di cosa sono questi open data. Cioè, dal punto di vista della legislazione italiana, gli open data sono questa roba qua. Ovvero, per dati tipo aperto si intendono i dati che presentano le seguenti caratteristiche: devono essere disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato. Quindi questo metta subito in tranquillità gli amministratori pubblici che ogni tanto mi vengono a dire ma poi se metto fuori dati qualcuno ci guadagna, guarda, rilassati perché la legge l'ha detto, anche devi lasciarglielo fare anche per finalità commerciali, non è un problema tuo di pubblica amministrazione se qualcuno dei tuoi cittadini ci guadagna, anzi probabilmente dovresti essere contento che qualche cittadino riesca a generare degli utili e del valore commerciale dai dati pubblici, ok? Quindi questa è una preoccupazione veramente che non riesco a capire, ma che tutte le volte quando vado in convegni in cui c'è qualche amministratore pubblico salta fuori, non so se vi è capitato anche qua, ed è, come dire, indicativo di una cultura un po' burocratese che secondo me va superata, ok? È tipico atteggiamento del burocrate che pensa di essere proprietario del bene pubblico, invece è solo custode del bene pubblico. Questo approccio va assolutamente cambiato perché sennò non siamo vivi. Devono essere accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera A, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per lavoratori e sono previsti relativi metadati. Quindi questo punto 2 si occupa dell'aspetto forse più tecnologico e informatico, no? Se non essere open data non basta che mi dicano sì, ok, te li do, prego, e mi danno un plico di 500 pagine fotocopiate. No, quella roba lì non è open data, perché l'open data deve essere machine readable, si dice in inglese, leggibili dalla macchina, adatti all'utilizzo automatico e possibilmente collegati dei metadati, cioè dei dati che descrivono i dati, ok? Terzo punto della definizione: devono essere resi disponibili gratuitamente attraverso la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, quindi devono essere messi online sostanzialmente per essere open data. Non basta che mi dicano guarda, c'ho un CD-ROM, vieni a prenderlo in ufficio tra le ore 13 e le ore 16 di tutti i giorni, ok? Devono essere messi a disposizione, ivi comprese le telematiche pubbliche e private, oppure resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Cioè questo perché in alcuni casi in effetti le pubbliche amministrazioni non hanno già digitalizzato il dato, allora a volte dicono ok, io ti do, però ti faccio pagare il costo marginale per la distribuzione. Quello è accettabile perché effettivamente magari l'azienda che è interessata al dato è l'unica persona l'unico soggetto interessato e quindi magari può contribuire al costo marginale. Però solo a quello, ok? Non ci può essere una vendita di licenze da parte della pubblica amministrazione sui dati che la pubblica amministrazione deve comunque gestire perché è un suo obbligo, è una sua mission istituzionale.
è questo su cui si crea spesso confusione. La pubblica amministrazione si sente in concorrenza con le aziende che fanno questo tipo di attività. No, sono due cose separate, perché la pubblica amministrazione deve comunque, il comune deve comunque gestire che ne so, gli orari degli autobus, non può scegliere di non farlo. Okay? E quindi successivamente, quindi siamo arrivati al 2012, qualche mese dopo è arrivato il decreto trasparenza, che in realtà si occupa d'altro, però ha ribadito, il principio in un'ottica diversa, quindi non solo di disponibilità del dato, ma proprio in un'ottica di trasparenza della pubblica amministrazione. Quindi l'open data ha visto come leva per permettere al cittadino di controllare l'operato della pubblica amministrazione, che è un significato, dà un significato ancora più forte a questo, al tema che discutiamo oggi. E quindi questa legge, il decreto legislativo 33 del 2013, noto come decreto trasparenza, è una legge che non solo indica i modi di rilascio dei dati da parte della PA, ma individua nel dettaglio quali sono le tipologie di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Cioè ci sono alcuni dati che la pubblica amministrazione non solo può scegliere di mettere fuori, ma deve mettere fuori, perché c'è una legge che glielo dice, punto, non è che può scegliere. E stabilisce anche le specifiche sanzioni per i dirigenti, perché questo è un altro punto fondamentale, perché siamo in Italia e come al solito l'atteggiamento è quello che tanto se non lo faccio non mi fanno nulla. No, invece qualcuno ha sottolineato, ed è stato fatto, che se il dirigente non viene responsabilizzato con delle sanzioni chiare, disciplinari, alla fine nessuno si sbatte, no? Detto terra a terra, nessuno si dà da fare, tanto non mi fanno nulla. E invece adesso, ripeto, non possiamo vedere tutte, però degli articoli 43 seguenti ci sono chiare sanzioni disciplinari per il dirigente che non ottempera a questi obblighi di trasparenza. Cosa dice il decreto trasparenza? La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati e all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali sul diritto delle risorse pubbliche. Molto chiaro il concetto. Il cittadino deve avere la possibilità di controllare la pubblica amministrazione se sta operando bene. E il fatto che ci sia trasparenza anche sui dati e documenti è uno degli strumenti fondamentali. Articolo 2 prosegue e dice che per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde, questo è importante, infatti l'ho messo in rosso, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente senza autenticazione e identificazione. Quindi se io metto i dati sul sito ma poi devo fare una procedura, chiedere la PEC, registrarmi, andare in comune, farmi dare un account apposta che è open data fatto, deve essere una cosa distribuita e accessibile a tutti. Ok? Quindi questa è la vera pubblicazione. L'articolo 7 ci dice quali sono, dal punto di vista della licenza, sostanzialmente dei termini d'uso di queste informazioni, cosa possono fare le pubbliche amministrazioni ai sensi del nuovo decreto trasparenza. Cioè i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, sia se la normativa vigente, sono pubblicati in formato di dati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del CAR. Quindi anche il formato del file è importante. Okay? Il PDF schematizzato non è sufficiente, perché l'abbiamo detto prima, deve essere un formato aperto, deve essere machine readable e via dicendo, devono essere riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettare l'integrità. Quindi non posso aggiungere la famosa clausola non commercial che abbiamo citato prima del Creative Commons, perché vado in contraddizione con una norma della legge italiana, stop, non è che anche lì non c'è gran scelta. E quindi tornando alla nostra, visto quest'ultimo aspetto che ho sottolineato, tornando al nostro schema di prima, degli strumenti per l'open data, non lo trovo più, eccolo, cioè le licenze Creative Commons invece sono 6, però vedete che qua ci sono solamente 3. In realtà, scusate, sono 6 più 1, quindi sarebbero 7. Qua ne abbiamo solamente 3 di 7. Perché? Perché non, se io metto una CC by NC, la non commercial, ho contraddetto ciò che dice il decreto trasparenza. Quindi per fare il vero open data devo usare uno di questi 3 strumenti. E infatti questo poi è stato ribadito, oltre che nel decreto trasparenza, anche nelle famose linee guida sull'open data. Beh, qua c'era qualche mia rilevazione, ve la risparmio, su come hanno scritto male queste norme, perché in effetti hanno usato terminologie diverse, no? Prima dicono atti ufficiali, poi opere, poi dati documenti, poi documenti, informazioni e dati, quindi potevano stare un pochettino più precisi, perché nel diritto le parole sono importanti, però facciamo finta che guardiamo il bicchiere mezzo pieno, che queste norme, diciamo,
era meglio, è meglio averle che non averle. Poi se fossero state scritte meglio sono più contento, però va bene lo stesso. Però a completare il quadro, come vi stavo dicendo, sono arrivate le famose linee guida, dette propriamente linee guida per l'open data, ma sono linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, che sono pubblicate dall'AGI, ovvero l'Agenzia per l'Italia Digitale, che una volta era il CNIPA, se qualcuno magari se lo ricorda, no? Sì, ha cambiato 4 volte il nome, comunque è durato un po' di anni il CNIPA, poi è diventato AGI. È un documento molto chiaro e dettagliato su come le PA devono comportarsi per essere in linea con le norme relative al rilascio di dati, no? Quindi sapete come funziona in Italia, arriva il decreto, poi c'è il regolamento attuativo, poi arriva la linea guida, poi arriva la circolare del Ministero, poi arriva la delibera del sito, cioè un accavallarsi di norme per poter finalmente capire cosa dobbiamo fare per comportarci. Queste linee guida sono tutte abbastanza chiare. Cosa ci dice, ad esempio, il capitolo 8 delle linee guida? Che si vuole, questo è proprio un estratto, pari, è un virgolettato, si vuole qui ribadire l'importanza di associare ai dati pubblici una licenza aperta che consente di rispettare i requisiti di interoperabilità anche trasfrontaliera, quindi non limitandosi a selezionare una licenza che sia valida e nota solo entro i confini nazionali. Perché? Perché anche se siamo, anche se parliamo di normativa italiana e di pubblica amministrazione italiana, in realtà ormai siamo in un'ottica quantomeno europea, no? Direi anche internazionale, per cui non sappiamo poi di preciso chi utilizzerà questi dati. Se utilizza una licenza che conosciamo solo nel comune di Francavilla oppure solo nella provincia di Brindisi, può essere che poi l'azienda, che ne so, austriaca, che vuole fare un progetto interessante sul sud Italia per il suo turismo, non riesca a capire qual è la licenza perché non la conosce banalmente. E quindi si invita ad utilizzare una licenza nota, e quindi le Creative Commons, ecco perché sono diventate poi uno standard di riferimento. E poi una licenza che il più possibile massimizzi il riutilizzo dei dati. Quindi togliamoci questa ansia da restrizione, ma cerchiamo di essere open il più possibile. La mancata indicazione della licenza implica che i dati siano pubblicati secondo i termini della licenza CC BY a produzione. Cioè la licenza, diciamo, delle 6 licenze Creative Commons, la più libera di lei c'è solamente il famoso CC0 che ho detto prima, ossia con il solo obbligo di citare la fonte. Vuol dire che al massimo quello che un comune o una pubblica amministrazione può richiedere è che venga citata la fonte, che si dica che quel dataset proviene da comune di Francavilla Fontana oppure dall'ASL di Bari, ok? L'attribuzione della fonte può essere fatta in maniera semplice indicando il nome dell'organizzazione unitamente all'URL della pagina web dove si trovano i dati contenuti da licenza, dato il contenuto del licenziato. Si consiglia quindi l'uso della CC BY nella sua versione 4.0. Ok, questo è pari preso dalle linee guida dell'open data, quindi se ci sono ancora dubbi su quali siano le licenze più adatte, mi sembra che quasi siano tutte risposte. Se non ci basta, c'è stato un ultimo step, e questo qua è recente perché in realtà si parla di quest'estate, ovvero giugno del 2016 è arrivato il FOIA, quello che almeno il ministro Madia ha spacciato per il FOIA dell'italiano, poi qualcuno ha criticato dicendo che non era un vero FOIA, poteva essere un po' più coraggioso, poteva seguire di più il modello dei paesi anglosassoni. Ad ogni modo è il nostro decreto legislativo 97 del 2016, che è intervenuto ancora sul decreto trasparenza, che è andato ad aggiungere alcune parti nel famoso decreto 33 del 2013 che abbiamo visto prima. Non le norme che ho citato io in realtà non sono state toccate, sono ancora uguali come, infatti ce le ho uguali nelle slide di due anni fa. Però ne rafforza i principi in materia di accesso civico, cioè dal punto di vista dell'open data non ha cambiato nulla, però ha cambiato dal punto di vista del procedimento con cui il cittadino può forzare la pubblica amministrazione a fornire dei dati che la pubblica amministrazione invece non ha pubblicato, il famoso concetto di accesso civico ai dati. Su quello, ripeto, non abbiamo dovuto fare 2 ore solo su quello perché è un argomento molto molto tecnico, molto difficile, e poi ci vorrebbe forse un avvocato più specializzato in diritto amministrativo. Io vengo dalla scuola della proprietà intellettuale, che è di un altro ambito. Niente, nel senso, questo, come vedete, ho seguito anche l'escurso storico, no? Siamo partiti da una norma che era la prima del 2012, siamo arrivati all'anno scorso, quindi più o meno adesso abbiamo un quadro completo di come si comporta la nostra legislazione in materia di open data, e quindi abbiamo risposto forse al nostro quesito iniziale, che era: abbiamo diritto agli open data secondo queste indicazioni che vi ho fornito. Se qualcuno poi vuole approfondire, io ho fatto 3 video lezioni molto abbastanza venute bene di un paio d'anni fa, infatti per ragione Lombardia sono ancora abbastanza, non toccano la parte sul decreto trasparenza, l'ultima non c'è perché sono del 2015, però sono sicuramente ancora valide, e vi invito a dare un'occhiata lì oppure a guardare il libro. Come potete immaginare, anche le mie stesse slide sono sotto licenza Creative Commons, quindi possono essere utilizzate liberamente. Ho finito.